L'orgasmo è la risonanza nel corpo fisico del piacere che dà l'unione spirituale. La legge di evoluzione non ammette retrocessioni, così osate quanto per voi è osabile. La pace del mondo non è altro che la pace dei singoli, unita in una catena psichica. La vostra pace interiore è la pace del mondo. Ai tempi dell'imperatore Costantino, quando il cristianesimo aveva avuto definitivamente la meglio sul paganesimo, i veggenti vedevano le figure degli dei sbiadite, come trascorse, quasi evanescenti. Questo avveniva perché l'umanità di allora aveva cessato di energizzare la forma pensiero degli dei e rivolgeva la sua fede ai simboli della nuova religione. Tutto il paranormale si spiega se si ammette che la separazione tra tutti gli oggetti dell'universo è illusoria insieme allo spazio e che quindi esiste una sola verità, che tutto è uno. Quando noi desideriamo con passionalità, siamo come un artigiano inesperto che prova a modellare il vaso. Il vaso rappresenta la materializzazione del desiderio. L'artigiano esperto sa quanta forza dare alle proprie mani per modellare il vaso e quanta non darne.